Daniele Salvatori. È la prima volta questa, devo dire. E sono felice che in effetti si cominci, anzi si continui a fare delle iniziative di questo genere, perché fortunatamente c'è bisogno di un po' d'aggregazione, soprattutto sul tema spiagge, che è un tema che purtroppo in questo municipio non è solo tragico, però su cui bisogna dare una soluzione reale. Fortunatamente se c'è azione civica in questo senso, beh, si facciano progetti, non solo attività, e si costruisca un litorale migliore. Andremo a fare una raccolta differenziata oggi. Ci siamo messi d'accordo anche con delle nuove start-up che sono nate a Roma, che riusano proprio quello che andremo noi a raccogliere. Lo riusano addirittura facendone valore, perché hanno una loro rete che trasformano la plastica che raccoglieremo, trasformano i metalli, insomma danno una seconda vita a tutta questa plastica e questi materiali che andrebbero completamente dispersi. Ci hanno chiesto un aiuto, nel senso che la raccolta che andremo a fare deve essere il più possibile organizzata, nel senso che se riusciamo a fare per esempio un sacco di soli tappi, se riusciamo a fare un sacco o più sacchi di solamente bottiglie, queste sono le due cose che sicuramente troveremo in abbondanza, e se riusciamo a fare a creare dei sacchi solamente con questi materiali è tutto di guadagnato, perché il tappo ha un valore altissimo per quanto riguarda il riciclo, per quanto riguarda il riuso, eccetera eccetera. Quindi questa sarà un po' la differenziata. Poi ovviamente ci saranno tutti i materiali, che sarà metalli, vetro, troveremo un po' di tutto, la maggior parte sarà plastica, e divisa tra plastica bottiglie, plastica sacchetti, pezzi di plastica, cerchiamo di non mischiare le due cose. Abbiamo due tipologie di sacchi, questi più resistenti che in realtà poi verranno riusati, in cui butteremo tutti quei materiali che sono anche un po' più pesanti, taglienti, vetro, metalli, eccetera eccetera, mentre gli altri sacchi, che poi andremo tanto dopo a dividere con loro, li usiamo per tutto quello che è plastica, carta, eccetera eccetera. Fare queste belle passeggiate.